Eccoci qua, ci siamo. Benvenuti a questa nuova puntata di Retrobottega da casa. Quest'oggi abbiamo un ospite speciale, un non autore, diciamo così, un traduttore, che è il nostro Michele Obi, che io saluto. Ciao, ciao a tutti quelli che vedono e ascoltano. Grazie Michele della tua disponibilità. Ma Ti poi. potremmo definire un non autore perché tu in realtà scrivi, sei poeta, scrivi, hai scritto moltissimo. Quando si tratta di romanzi, scrivi in italiano ciò che altri hanno scritto nella loro lingua madre, che è lo sloveno. Quest'oggi parleremo di un libro che è uscito con Bottega Errante nel 2019, che è Il Bianco si lava 90 di Bronja Žakelj. Questo è un libro che in Slovenia è arrivato alla quinta ristampa, se non sbaglio. È stato letto praticamente da tutti, letto e acquistato da tutte le generazioni. È un esordio di questa autrice relativamente giovane. E, ecco, la prima domanda che ti farei è come e quando hai scoperto questo libro di Žakelj? Allora, beh, era difficile non accorgersi già subito dopo l'uscita del libro perché i giornali sloveni hanno iniziato a parlarne subito, come di un libro diverso dagli altri, dalla solita narrativa che si legge in Slovenia. Per cui leggendo soprattutto su internet questo libro mi ha molto incuriosito. Peraltro è stato pubblicato da Beletrina, che è una delle, insomma, case editrici slovene più importanti con cui ho contatti, alcuni dei redattori ho contatti anche da vario tempo. E, mi è capitato, cioè spinto anche dalla curiosità, sono andato a Lubiana con l'intenzione di comprare il libro, in realtà. Quel libro poi, prima che io lo comprassi, mi è stato regalato da Aleš Steger, che è un poeta e Dei tuoi scrittore, autori. anche autore di Bottega Errante, e che lavora anche presso Beletrina, anche se lui si occupa della parte saggistica della casa editoriale. E quindi sono tornato a casa, ho letto 10-12 pagine e mi sono bastate per capire che poteva essere un libro interessante da presentare in lingua italiana. Perché Il perché? Sì. questo è un libro che è ambientato nella Slovenia degli anni 80 e 90 e segue a una parte autobiografica che segue la vita proprio dell'autrice, la sua crescita in quello che fu l'ultimo decennio della Federazione Jugoslava. E poi segue appunto la maturazione dell'autrice e anche un periodo piuttosto difficile della malattia. Insomma, è un romanzo che ci tocca da vicino in qualsiasi fase della nostra vita ci troviamo. Sì, assolutamente. Allora, è un romanzo autobiografico ed è, in realtà contiene due storie, perché c'è una prima parte e una seconda parte. La prima parte è appunto l'infanzia in questa casa di Lubiana, in particolare in questa cucina dell'appartamento dove vive la famiglia di Bronja Žakelj, che è una specie di stazione, perché passano tantissime persone, amici, parenti, vicini, e quindi è un luogo molto vivace, e Bronja lo racconta benissimo questa atmosfera, e credo che parecchie generazioni di sloveni si siano molto immedesimati in quella situazione. La linea spartiacque del libro, cioè quando inizia la seconda parte, è quando muore la madre. La madre muore giovane, neanche quarantenne, a causa di un tumore, e in quel momento la stessa autrice scrive più volte, da quel momento in poi cambia tutto, no?
cambia tutto perché c'è una perdita molto grande per lei soprattutto, cambia tutto perché comunque si deteriora un po' anche il rapporto col padre, che non era un rapporto eccezionale fino a quel momento, ma peggiora. Rimangono dei punti di riferimento che sono il fratello, ma soprattutto la nonna, no? Che vive nella stessa casa. E poi invece questa storia continua con altre vicende che proprio riguardano Bronia, proprio lei, e sono vicende anche dolorose, perché lei stessa poi viene colpita da un tumore. Lei racconta tutta la fase della chemioterapia, delle cure, del dolore, eccetera. Guarisce, però l'attende poi un'altra vicenda tragica, cioè la perdita del fratello, che era più giovane di lei, che era un appassionato di arrampicate, che muore cadendo da una montagna. Ecco, tutto questo Bronya Jacques lo fa, secondo me, in una maniera eccezionale, perché ha trovato proprio la maniera di raccontare questa storia nel modo giusto, cioè non come se fosse la Bronya Jacques di oggi, ma è la Bronya Jacques bambina, ragazzina, ragazza e poi quasi donna, che racconta tutte queste vicende proprio usando le parole che avrebbe usato lei nel corso della sua vita, e lo fa usando il tempo presente. Questa è un'altra cosa importante, no? Per cui il lettore si trova veramente coinvolto in tutte le situazioni che lei vive nel tempo presente, cioè siamo lì con lei a seguire la sua storia. E anche di fronte alla tragedia, questo non è un libro triste, è un libro tragico, proprio forse probabilmente per questo uso del presente, per cui siamo sempre dentro a una storia che va avanti, no? Con la nostra curiosità. Assolutamente sì. Io ho seguito, quando poi ho avuto modo di conoscere Bronya, comunque, soprattutto attraverso Facebook, ho iniziato a seguire molto le reazioni del pubblico, né? No, lei su Facebook raccontava delle varie presentazioni che faceva in giro per la Slovenia. Ogni volta riceveva numerosissimi commenti. Credo che quasi nessuno dei commenti che riceveva non ci fosse un grazie, no? Perché lei è riuscita in qualche modo a far capire a chi ha letto questo libro che, nonostante tutto il dolore che porta questa malattia, la sofferenza, la perdita del fratello, comunque ci si può risollevare. Questo da una parte. Dall'altra, che comunque nella nostra vita, bene o male, c'è sempre la presenza della morte. Questo è un fatto, insomma, assodato, del quale non ci si deve spaventare, ma anzi ci deve dare la forza per comunque continuare a vivere. E proprio a proposito di questi temi, io volevo chiederti, dunque, tu sei un traduttore affermato, sei un traduttore dallo sloveno, insomma, che lavora da diversi anni ed è molto apprezzato sul territorio nazionale e anche in Slovenia. E, io mi chiedo sempre come facciano certi traduttori a immedesimarsi in situazioni difficili come queste raccontate. E come escano dal lavoro sul testo? Forse un po' differenti da come sono partiti. No, beh, quasi sempre. Diciamo, io penso questa cosa, che per un traduttore esistono due categorie di libri: i libri che ti piacciono e i libri che non ti piacciono. Perché purtroppo a volte succede anche che ti viene dato da tradurre qualcosa che non è in sintonia con te, no? E lo fai per determinati motivi, anche perché e non è proprio un lavoro, ma insomma, quasi lo diventa quasi. Però io, quando ho finito, sono arrivato all'ultima pagina del libro di Bronya Jacques, l'ho pensato, vorrei che questo libro non finisse, perché, come dicevo prima, è riuscita in un modo, secondo me, assolutamente unico e straordinario, a raccontare
una storia dolorosa con molta leggerezza, quasi spensieratezza, appunto facendoci capire le varie sfaccettature del dolore. Dal punto di vista così della traduzione, stilistico, insomma, devo dire non è uno dei libri più difficili che abbia tradotto, anzi, è uno dei più semplici. Ho avuto qualche difficoltà, infatti poi ci siamo scambiate varie email, proprio per cercare di risolvere i miei dubbi. Qualche difficoltà nella prima parte quando c'era una terminologia legata alla vita nella Jugoslavia di quel tempo, no? Per esempio, non so, c'erano delle marche di certi prodotti che io non conoscevo, a cui non sono riuscito a risalire neanche attraverso internet, insomma, queste cose qua. Per il resto quasi nulla, forse nella seconda parte, così questa terminologia legata a questa passione dell'arrampicata del fratello. Conosco, per cui anche queste, ma insomma sono rispetto ad altre opere che ho pubblicato in passato, questo libro è stato molto semplice, direi, insomma, ma proprio perché, come dicevo all'inizio, se un libro ti piace, poi tutto diventa semplice. È proprio per questo, probabilmente, proprio perché ti ha appassionato tanto. L'ultima domanda che ti farei è: secondo te, Bronia ha in serbo qualche cos'altro per i suoi lettori? Per i suoi lettori sloveni, naturalmente, poi vedremo anche qui in Italia. Non lo so, in realtà l'ultima volta, ma sono passati già un bel po' di mesi che ci siamo sentiti, gli ho chiesto, ma mi ha detto che fino a quel momento no. Non so, posso dire che non sarà facile per lei, immagino, voglio dire, perché una cosa è scrivere la storia in qualche modo della propria vita, che è quello che ha fatto con il Bianco si lava a 90, e un'altra cosa invece è trovare un altro argomento, inventarsi qualche altra cosa da scrivere. Non sarà facile neanche perché questo libro, comunque, da comunque la parte la si guardi, da qualsiasi parte lo si guardi, è in qualche modo entrato nella storia della letteratura slovena, perché è un libro che ha venduto, adesso non so esattamente in questo momento le cifre esatte, dico occhio e croce, 15.000-16.000 copie, che è un numero stratosferico per la Slovenia. Ha avuto varie ristampe, è stato premiato, è stato super elogiato, per cui insomma sarà un bel impegno per lei mettersi a scrivere un'altra opera sicuramente. Beh, noi ce lo auguriamo che trovi il modo o la voglia o la forza di approfondire una seconda parte della sua vita oppure di voltarsi verso qualcosa di completamente nuovo. Io, Michele, ti ringrazio tanto anche per averci dato questa opportunità di parlare con un traduttore che ha un'ottica completamente diversa dagli autori dei libri. E c'è chi dice che i traduttori siano i lettori più attenti dei romanzi, e io sono molto convinta di questo, e quindi mi fa davvero tanto piacere averti ascoltato come lettore privilegiato del Bianco si lava a 90. E spero di risentirti presto e di poter leggere presto qualche nuova tua traduzione. E intanto ti Grazie ringrazio. a te e grazie a Botte Garante. A presto. Ciao. Ciao.